Presidente, giusto per lasciare anche una voce da parte della maggioranza rispetto a quello che sono state le dichiarazioni dei senatori Romeo e Malan che mi hanno preceduto. Il calendario della prossima settimana, abbiamo stabilito anche questo di questa settimana, è abbastanza denso. Il senatore Romeo ha proposto alcuni disegni di legge per l'esame dell'Aula, tra le quali anche le vittime degli errori giudiziari. Senatore Romeo, io ho presentato una richiesta anche per altri disegni di legge, ma soprattutto, Presidente, per velocizzare un po' i lavori della Giunta per le autorizzazioni. Prima degli errori giudiziari, lasciamo che pure la giustizia faccia il suo corso esaminando le richieste che sono presso la Giunta delle autorizzazioni. Quindi, prima di dire gli errori giudiziari, intanto consentiamo alla giustizia, tra l'altro, di fare il suo corso. Per quanto riguarda invece i disegni di legge, noi abbiamo, ad esempio, sempre in tema di giustizia, la questione della lite temeraria. So che c'è anche dall'opposizione un disegno di legge pronto sulla questione sulla diffamazione che attendono l'esame. Quindi è stato fatto un ragionamento complessivo dove alcuni disegni di legge non sono ancora, benché pronti in commissione, non sono stati destinati all'esame dell'Aula perché il calendario è comunque ricco. Il fatto dello scostamento è un fatto molto importante, c'è il discorso della semplificazione per le commissioni che stanno lavorando e c'è soprattutto anche il discorso del fatto del Presidente Conte. Adesso il senatore Malan dice perché Conte non viene anche la prossima settimana. Noi lo possiamo interrogare tutti i giorni se vogliamo, però mi sembra anche un ragionamento abbastanza eccessivo, visto che tra l'altro il Presidente del Consiglio viene oggi correttamente, secondo noi, a riferire l'esito di quello che a molti darà fastidio, ma di è un successo per tutto quanto il Paese, ne parleremo. Se non vi basta questo, allora dice non solo ci deve riferire di quello che è successo, ma deve anche riferire la prossima settimana di quello che ci farà sui fondi. Mi sembra eccessivo. La strumentalizzazione rispetto anche a un programma che ci siamo dati, l'ha riconosciuto anche il senatore Romeo all'unanimità, se non fosse per le questioni del disegno di legge che ha chiesto, è abbastanza fuori luogo, secondo me. Quindi questo, Presidente, per lasciare traccia di quello che è avvenuto nella Capigruppo rispetto alla calendarizzazione. Nessuna prevaricazione verso l'opposizione. Grazie.